L'Italia è una delle nazioni protagoniste del fenomeno fuga di cervelli. Con tale termine si indica l'emigrazione da parte di coloro, soprattutto giovani, diplomati e laureati, che vogliono un futuro nell'ambito lavorativo. Purtroppo in Italia ad oggi i problemi legati all'occupazione sono notevoli. Si determina una grande perdita intellettuale ed economica per l'Italia. Secondo uno studio compiuto su quasi 1000 ricercatori espatriati con un'età compresa tra i 25 e i 40 anni, il 73% risiede fuori dai confini nazionali. La restante percentuale, invece, tornerebbe sulla determinate condizioni: ricongiunzione della carriera acquisita, maggiori redditi, migliore gestione delle risorse destinate alla ricerca e maggiori rapporti tra università e impresa. Bisogna che la politica faccia di più per assicurare ai giovani più promettenti lavori adeguati e retribuiti in modo giusto. Questo aiuterebbe l'Italia a crescere in un modo più equilibrato, evitando la perdita di tanti talenti qualificati. In base allo studio, i principali fattori di richiamo risiedono nell'efficace organizzazione del lavoro, nelle sue strutture, nelle politiche applicate e nelle prospettive di carriera. Un insieme di valutazioni che finisce per far sfumare del tutto la voglia di tornare. Le destinazioni preferite dagli studenti sono Inghilterra, USA, Romania, Albania, Francia, Germania. Queste università estere attraggono gli studenti per le loro innovazioni tecnologiche e per le migliori opportunità lavorative che offrono dopo il conseguimento della laurea. Una politica adeguata rivolta al settore culturale potrebbe, a nostro parere, richiamare i cervelli in patria. Se l'Italia, che ha molte potenzialità sul settore culturale, saprà tornare a essere attraente e a far diventare la sua ricchezza culturale e creativa un valore aggiunto per la crescita personale, sociale ed economica, avrà sicuramente più opportunità di invertire la tendenza del brain drain e del brain waste.